Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Grazie alla precisa segnalazione di un cittadino sulla pagina Facebook della Polizia Ambientale, gli agenti hanno sorpreso gli addetti di un'impresa edile mentre abbandonavano porte e finestre su un marciapiede nel quartiere di Pianura. Sequestrati i materiali, multata e denunciata l'impresa. Tolleranza zero contro il sacchetto selvaggio. In collaborazione con le unità territoriali della Polizia Locale, intensificati i controlli in città ed elevate oltre 50 multe al centro direzionale a San Giovanni a Teduccio, a Pianura e a Soccavo. Un cassonetto contaminato da rifiuti radioattivi nei pressi dell'ospedale Monaldi è stato individuato al termine di un'accurata indagine dagli agenti della Polizia Ambientale, che hanno segnalato i responsabili alla magistratura. Su segnalazione della quarta municipalità, in via Galileo Ferraris è stata individuata e multata un'azienda che gettava senza differenziarli i rifiuti provenienti dal servizio mensa. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario di un frigorifero abbandonato in strada nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. In via Gianturco, rinvenuti 3 metri cubi di pannelli in cartongesso abbandonati sul marciapiede da un supermercato. Il titolare del negozio è stato denunciato e obbligato a rimuovere immediatamente i rifiuti speciali, smaltendoli secondo le procedure. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.